a livello planetario. Scatta oggi il via al bonus terme che si può prenotare direttamente presso le strutture accreditate, ma in molti centri è già esaurito. Per i consumatori i giochi sono già stati fatti. Parte oggi il bonus terme, una misura che dopo il Covid dovrebbe portare un po' di benessere e relax agli italiani, ma che soprattutto serve a ridare ossigeno a un settore, quello dell'ospitalità, duramente colpito dalla pandemia. L'agevolazione consiste in uno sconto pari al 100% sul prezzo d'acquisto di servizi termali ai quali si vuole accedere, fino ad un massimo di 200 euro. Il bonus è individuale, non cedibile e svincolato dall'acquisto di ulteriori servizi come quelli di ristorazione o alloggio. Ogni persona maggiorenne potrà usufruire dello sconto e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per utilizzarlo. Sono 186 le strutture accreditate in tutta Italia e a loro spetta la presentazione a Invitalia delle richieste dei clienti. I bonus disponibili sono in tutto 265.000 e si prospetta il tutto esaurito. Le risorse sono infatti limitate, a disposizione ci sono 53 milioni di euro. Le associazioni dei consumatori, come il Codacons, lamentano una mancanza di criteri di selezione. Lo sconto infatti spetta a tutti indipendentemente dal reddito. L'incentivo piace invece alle aziende del settore che confidano sull'effetto ripartenza. A dirlo sono anche i numeri. Abbiamo oltre 1 milione di richieste e quindi si può dire che l'operazione andrà avanti con grande soddisfazione per tutti gli operatori del mondo turistico e termale. Un'indagine della CNA Turismo e Commercio spiega che il giro d'affari dell'agevolazione sarà superiore a 200 milioni di euro. E ora vediamo.